Sembra quasi che sia già arrivata l'estate praticamente in Italia. Cioè qua vedo gente che oramai ha tolto giubbotti. 15 febbraio. Buongiorno. Fuori le cose di copone. Anche oggi si va a lavorare. Nel tragitto che mi separa dal lavoro, partendo da casa mia a Corsico, faccio qualche considerazione in generale ad capocchiam, come avrebbe detto un ex allenatore del Genoa di origine siciliana, di cui non ricordo il nome in questo istante. Non ho visto Sanremo, ma non per la spocchia intellettuale dell'imporsi di non vedere Sanremo, perché è una trasmissione Naz Pop, intendendo per Naz Pop nazional popolare, anche se nel paese c'è stata una sorta di, l'ho letto attraverso i social media, una sorta di condanna quasi nazista popolare, che se non si vedeva Sanremo si poteva essere tacciati per intellettuali con la puzza sotto il naso. Io semplicemente non ho visto Sanremo perché ho visto altro. Ho fatto l'amore, sono andato in bicicletta, perché comunque il resto della giornata l'ho impiegato nel lavoro e avevo voglia di fare altro, senza necessariamente che ciò implichi un messaggio politico contro il populismo televisivo. Ma chi se ne frega, cioè. Però ovviamente Sanremo di rimbalzo l'ho ascoltato attraverso, essendo io un grande ascoltatore della radio, attraverso le canzoni che di rimbalzo la radio ha rimandato. E devo dire che, con mia grande sorpresa, la canzone che ha vinto Sanremo ha un testo e una melodia che mi sono piaciuti tantissimo, e faccio i complimenti al cantante e anche alla giuria che, a mio modo di vedere, quest'anno ha avuto un meccanismo che io non conosco, che mi oscuro, ma che ha portato un pezzo originale di qualità alla vittoria a Sanremo, nonostante anche la canzone della Mannoia meritasse. Ritengo il giudizio finale, avendo ascoltato in radio tutte le canzoni in concorso, equo, abbastanza obiettivo. Quindi qualcosa sta cambiando, che poi Albano e Gigi D'Alessio, come ho sentito in alcune dichiarazioni, si lamentino per non essere stati sufficientemente considerati. E beh, che cosa dovrei dire a loro? Sono parte del regime canzonettistico italiano, e come Bruno Vespa, Fabio Fazio, Michele Santoro se ne devono andare dalla televisione perché hanno rotto i coglioni. Spazio a gente diversa, fate lavorare anche gli altri, siete diventati miliardari. E così anche questo genere di cantanti, canzoni nuove, così anche nella letteratura, scrittori nuovi, volti nuovi, gente nuova, melodie nuove, scritture nuove, il ricambio generazionale. Magari, voglio dire, non avete più niente da dire, non avete più da dire quello che ai giovani d'oggi, alle generazioni di oggi interessa ascoltare. E quindi devo dire che c'è aria nuova, aria di primavera anche nel paese, nonostante, diciamo, in politica permanga quel fetore stagnante, diciamo, delle acque melmose in cui è da sempre impantanata nel nostro paese. Buona giornata.